cantamo quanto l'uomo ha aiutato avanti e quanto volte ha ritornato a riere, e quanto è stato spierto e intelligente, scoprendo questo mondo ogni sentiere. Buongiorno. Oggi mangeremo delle polpettine di pesce ghiaccio cotte alla piastra. Gli ingredienti sono questi: aglio, pangrattato, parmigiano, sale, uova, prezzemolo, pepe nero e naturalmente il pesce ghiaccio, la patata. Si sente a un certo punto pace eterno. Io mondo lo stragancia andare un fierno. Pensiamo alla potenza dei romani. Gammano a mano tutto. Prendiamo un cucchiaio di pangrattato. Aggiungiamo il nostro pesce. Un cucchiaino di prezzemolo. Un po' di formaggio. Un po' di aglio tritato. Un pizzico di sale. Un pizzico di pepe. E un uovo. E tempe le auguste imperature umunno. Tutto sotto a Roma via. Andiamo a prendere la nostra patata e la grattugiamo finemente. Rigiungiamo la patata al tutto, e andiamo a impastare il tutto. Finché non riusciamo ad avere un impasto abbastanza omogeneo. A questo punto andiamo a cuocerle sulla piastra. Quindi siamo pronti per cuocere. Ungeremo le nostre mani con un filo d'olio d'oliva. In questo modo, prendendo un po' del nostro impasto, lo schiacciamo e posiamo sulla piastra, continuando l'operazione facendo lo mafioso o prepotente, sfruttando con la forza e con l'inganno un mondo intero con tutte le genti, ha fabbricato armi micidiali che scoserebbe distruggere l'umane. Ha fabbricato armi micidiali, casco sarei distruggere l'umane. I popoli civili europei, venuto un medioevo lungo e scuro, varcando mare sopra le galei, le Maya e la Zetechi iera a trovare. Ste popoli credevano alle dei e le cristiane non lo sopportavano. Se le terre e le ricchezze trattanno le persone e pagliazzi, lo mondo tutto fu colonizzato dai popoli civili acculturati, e tutte le ricchezze depredato e gente come schiave trascinate. Così c'è stato quel che s'ha arricchito,
campanno sopra un mondo raffamate. Metteremo le polpette nella zona più fredda della piastra al fine di garantire una cottura all'interno. A questo punto le nostre polpettine sono cotte. E tutte quante a mappeggiare atto che meglio stare moti e consumare, aggiungendo un filo d'olio extravergine d'oliva.